numerosa sia data a Gesù Cristo. Un saluto particolare però è per Don Giuseppe, che qui in cattedrale 10 anni fa, proprio in questo stesso giorno, riceveva il dono dell'ordinazione presbiterale. Carissimo Don Giuseppe, ti dico sinceramente che sono lieto di vedere riunite oggi intorno a te tante persone con le quali attraverso il tuo ministero hai saputo instaurare un rapporto che è di servizio, sì, ma anche di amicizia, di belle relazioni umane vissute come vicario parrocchiale di Santa Maria Assunta, come assistente di vari gruppi, associazioni ecclesiali e come sacerdote, direi, capace di entrare in rapporto anche con chi non fa parte di queste aggregazioni. Eppure lascia trasparire in vari modi il bisogno di qualcosa che forse è difficile definire, ma che è il bisogno di Dio iscritto nel cuore umano. La missione della Chiesa, l'annuncio del Vangelo nella società attuale, esige un'attenzione ampia, uno sguardo rivolto anche a chi è al di là dei nostri consueti spazi di ministero. E io sono contento, Don Giuseppe, che tu lo stia compiendo senza trascurare il campo di quelli a noi più vicini, che tu lo stia compiendo tutto questo mentre svolgi anche il servizio di segretario vescovile, che non è un compito facile e richiede molta pazienza e dedizione. Ricordare l'ordinazione è per tutti occasione di innalzare a Dio il nostro grazie per il sacerdozio. Per questo dono e mistero, diceva San Giovanni Paolo, dono e mistero. Ricordare l'ordinazione ricevuta è occasione di esprimere a Dio la nostra gratitudine per l'amore con cui Egli ci ama e ci sostiene, e di rinnovare l'offerta di noi stessi a Lui e ai fratelli, ricordando che per la salvezza di tutti il Signore Gesù ha versato il suo sangue e a tutti noi siamo inviati. La solennità dei Santi Pietro e Paolo, che inizia con questa santa messa, mette davanti a noi queste due meravigliose figure di apostoli, queste colonne della Chiesa, come le chiamano in teologia, fondatori della Chiesa di Roma, santi cospicui della una santa cattolica ed apostolica Chiesa che professiamo nel Credo. Pietro, con in mano le chiavi del Regno dei Cieli che Gesù gli ha consegnate, Paolo, con la spada e il volume delle sue lettere, oggi noi li contempliamo nella gloria del Cielo. Ma sappiamo come ci sono arrivati: donando se stessi in un cammino di incessante conformazione a Cristo, un cammino che li ha condotti fino a dare la vita per amore di lui. Prima nel servizio e nella fatica quotidiana, poi nel sì totale che gli hanno detto quando è venuto per loro il momento di lasciare il posto che avevano, e Pietro crocifisso a testa in giù nel circo di Nerone, che diventerà piazza San Pietro in Vaticano, gli consegnò la sua vita. E Paolo, lungo la via Appia, nel luogo in cui fu decapitato, e tre fontane sgorgavano dal suolo. Il ministero sacerdotale è fonte di gioia, carissimi fratelli e sorelle, ma sempre passa attraverso il dono di se stessi a Cristo.
è una gioia che ha le radici nella croce e non può essere altrimenti. È il sacerdozio cristiano, è il sacerdozio di Cristo. Questa, amici, è la grazia che la vostra preghiera per i sacerdoti deve incessantemente chiedere. Che noi sappiamo donarci completamente a Cristo e alla missione che Cristo ci ha affidato. E che sappiamo farlo con lo slancio di Paolo. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura, nella seconda lettura. E con l'amore di Pietro lo abbiamo ascoltato nel Vangelo. Un amore che non si lascia abbattere dalla consapevolezza delle nostre povertà, ma si regge sulla forza di Cristo. E di qui, amici, dal rapporto con il Signore Gesù nella celebrazione della Santa Eucaristia, nell'ascolto della sua parola, nella preghiera che deve segnare i vari momenti della nostra giornata, nel costante colloquio con Lui, è di qui che i sacerdoti traggono la forza per servire con generosità il popolo cristiano, i vicini e i lontani. Cercate nel sacerdote innanzitutto l'uomo di Dio, attraverso il quale il Signore offre i suoi doni preziosi, la sua parola di vita e i sacramenti della salvezza. Questa è la missione del sacerdote. Questo è il motivo per cui egli esiste. Rischi sull'orizzonte di tutti noi si affaccia ormai l'anno santo. Il Santo Padre Francesco ci ha detto che cosa la Chiesa si attende da noi in questo tempo speciale. L'ho ripetuto diverse volte in questi ultime settimane, ma lo ripeto senza tema di esagerare. Che cosa ci ha chiesto? Nei mesi che ci condurranno all'apertura della Porta Santa con cui daremo inizio al Giubileo, vi chiedo di intensificare la preghiera per prepararci a vivere bene questo evento di grazia. Un anno di preghiera dedicato a riscoprire il grande valore e l'assoluto bisogno della preghiera nella vita personale, in quella della Chiesa e in quella del mondo. Il nostro impegno che vogliamo assumere seriamente è di coltivare il clima della preghiera, perché di incontri di preghiera ce ne sono tanti e anche ciascuno personalmente può avere i suoi momenti, ma il clima della preghiera è quello che forse viene meno in un concorso della giornata. Preghiera personale nello scorrere delle ore delle nostre giornate, preghiera anche nel bel mezzo delle nostre occupazioni, quando gli impegni rendono difficile dedicarci a lunghi momenti o a più lunghi momenti di preghiera, una piccola invocazione, ripetuta a lungo le ore della giornata, ci mette in contatto con Dio, ci mantiene nel contatto con Dio. E di questo che noi abbiamo bisogno, per non abbatterci in fronte alle difficoltà della vita. E per questo, è di questo che ne abbiamo bisogno, per coltivare dentro di noi anche la speranza. Una bella preghiera della Spe Salvi di Paolo Benedetto mi ha sempre colpito. Egli scrive: Ave Maris Stella. La vita umana è come un viaggio sul mare della storia, spesso scuro e in burrasca, un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la volta. Le vere stelle della nostra vita sono i santi, le persone che hanno saputo vivere secondo Cristo, in comunione con Cristo. Esse sono luci di speranza. Certo, è Gesù Cristo la luce dell'eccellenza, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia, ma
Per giungere a Lui abbiamo bisogno anche della luce di persone che si donano, donando luce e traendola dalla luce di Cristo, offrono così un orientamento per la nostra traversata. I Santi e Maria. Quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio la porta e ingresso nel nostro mondo. Lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi. Carissimo Don Giuseppe, noi ringraziamo con te il Signore per il dono del sacerdozio, dono e mistero. Carissimi fratelli e sorelle, grazie a tutti voi di far festa per questo dono. Sia lodato Gesù Cristo. Veneratissimo Padre, oggi è festa per la Chiesa che è in Ivrea, per le Chiese che sono in Italia, per le Chiese che sono nel mondo, per la Chiesa che è in Roma. È la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. O Felix Roma, Roma è felice, è davvero felice la città di Roma, si canta in un'antica sequenza della liturgia della Chiesa. Perché è stata bagnata dal sangue dei santi principi Pietro e Paolo. È sacra quella terra dove Dio vi glorifica, o santi apostoli. Tutta la Chiesa è felice perché celebra all'unisono questa grande solennità che unisce in un cuor solo le Chiese di Oriente e di Occidente. Il sangue dei martiri è inserito al grande martirio per antonomasia, quello di Cristo, che sulla croce ha versato il suo sangue per la salvezza del mondo. Come potremmo vivere senza di Lui? Esclamava il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia. Sappiamo che esiste un intimo legame tra l'Eucaristia e il martirio. È quello che celebriamo in ogni liturgia, è quello che abbiamo celebrato questa sera e che celebriamo ogni domenica. Il grande vescovo antiocheno qualificava i cristiani come coloro che vivono secondo la domenica, justa dominica viventes. A queste parole di Sant'Ignazio sentiamo echeggiare la professione dei martiri di Abitene, detta davanti all'imperatore che vietava di celebrare l'Eucaristia domenicale, sine dominico non possumus, senza la domenica non possiamo vivere, cioè senza l'Eucaristia, senza la fede nel Cristo morto e risorto, senza la Chiesa e senza l'incontro con Lui, non possiamo né essere, né dirci, né vivere da cristiani. È un'esperienza, quella dei martiri, sulla quale dobbiamo riflettere anche noi cristiani del XXI secolo. Neppure per noi è facile vivere da cristiani, anche se non ci sono i divieti dell'imperatore, ma da un punto di vista spirituale il mondo in cui ci troviamo spesso segnato dal consumismo sfrenato, dall'indifferenza religiosa, da un secolarismo chiuso alla trascendenza, può apparire un deserto non meno aspro di quello che hanno vissuto i nostri martiri. Abbiamo bisogno del pane dell'Eucaristia per affrontare le fatiche e le stanchezze del viaggio su questa terra. Nella celebrazione eucaristica viene coinvolto tutto il popolo di Dio. Ogni domenica ci sentiamo pastori e gregge, popolo dell'alleanza, che insieme si raduna per adorare il Signore, per celebrare il suo corpo e il suo sangue. In questi 10 anni di sacerdozio ringrazio il Signore dei beni e dei benefici elargitomi. Innanzitutto l'esperienza di stare al suo fianco, Eccellenza, che mi ha permesso di vivere, conoscere e amare questa Chiesa che è in Ivrea, in tutte le sue componenti.
L'esperienza in questa parrocchia cattedrale come viceparroco mi ha permesso di vivere il ministero sacerdotale e pastorale con l'aiuto preziosissimo dei fedeli laici e dei confratelli nel sacerdozio che si sono succeduti nella reggenza. Qui, 10 anni fa, da giovanissimo sacerdote, inesperto della pratica che il ministero comporta, ho potuto sperimentare la vivacità pastorale della comunità parrocchiale, grazie anche alla presenza dei movimenti, soprattutto del cammino neocatecumenale. Vedo con gioia la presenza dei giovani del cammino, con i quali condivido da qualche anno la messa domenicale, e permettetemi di attestare pubblicamente la vostra serietà e diligenza nel preparare assiduamente la liturgia. Grazie carissimi, il Signore vi benedica. E anche i fratelli e le sorelle del rinnovamento dello spirito, con cui ho fatto delle belle e intense esperienze di preghiera che sono scolpite nel mio cuore. La vostra presenza e la vostra preghiera mi sostiene, mi incoraggia a proseguire con rinnovato slancio missionario questa avventura sacerdotale, sostenuto dalla forza dello Spirito che tutto regge e guida. Grazie per la vostra presenza. In questa realtà pastorale ho visto vivere la Chiesa. Sì, la Chiesa è viva, ci ricordava, ci ripeteva spesso Benedetto XVI, e noi tutti lo sperimentiamo in ogni celebrazione, perché Cristo è vivo, perché Egli è veramente risorto. Proprio per questo la Chiesa è giovane, la Chiesa è esperta di giovinezza, come dice con convinzione Papa Francesco nei suoi interventi, perché Cristo è giovane, è Lui l'eterna giovinezza che con la luce della risurrezione rende sempre viva e giovane la sua Chiesa. In questo contesto ecclesiale, in particolar modo in questo anno della preghiera indetto dal Santo Padre, che ci prepara a vivere con profonda intensità il prossimo Giubileo, si inserisce, come ho già detto, anche il mio anniversario di ordinazione sacerdotale. Il Signore sceglie strumenti inefficienti per condividere nella storia la sua presenza, la sua vicinanza e la sua misericordia. Ringrazio il Signore per questo immenso dono e se rifletto su questo faticoso incarico, dono e mistero, come definiva splendidamente il ministero sacerdotale il Santo Pontefice Giovanni Paolo II, come ella ha detto nell'omelia. Nella celebrazione di ordinazione di 10 anni or sono, la gioia, la gratitudine, l'esultanza e la trepidazione quasi coprivano il mio cuore e non erano disgiunte da un certo timore. La grazia consolante del Signore ha stemperato poi nel tempo il timore, anche se a tratti riaffiora e come negato. Con questi sentimenti ringrazio lei, carissimo e veneratissimo Padre Edoardo, che in questi anni, nonostante la sarcina episcopatus, come la definiva Sant'Agostino, ha continuato a starmi accanto, nonostante i miei limiti e i miei difetti. Con il suo affetto mi ha sostenuto con la sua forte filippina paternità e responsabilità di pastore. La sua presenza questa sera in medio ecclesie è uno speciale dono del Signore. Ho desiderato fortemente che fosse lei a presiedere questa Eucaristia, così da rinsaldare sempre di più quei vincoli di comunione che intercorrono tra il Vescovo e la sua Chiesa. La ringrazio per il dono della sua omelia che mi sostiene e mi rafforza nel continuare a vivere il ministero nella fede e nella vita. Rinnovo quello che le ho confidato il giorno dell'ordinazione, per quanto l'umana fragilità possa consentirlo, gli assicuro di fronte al Signore la volontà di essere quello che Timoteo fu per Paolo, ascoltando l'Apostolo, ascoltando la sua voce. Ringrazio tutta la comunità parrocchiale della cattedrale con il suo parroco, il carissimo confratello Don Samuele, Don Graziano, che è a Sarajevo per partecipare ad
una ordinazione sacerdotale ed è in comunione con noi in questa celebrazione eucaristica. Sono ormai 10 anni che sono viceparroco di questa parrocchia. In questi anni, più che insegnare qualcosa o presentarmi in veste di maestro, sono venuto in mezzo a voi nelle vesti di testimone della fede. Ho imparato tanto da questa chiesa locale e da quella particolare. Nella mia chiesa di origine ho imparato a diventare cristiano, come affermava l'indimenticabile Monsignor Mariano Magrassi. Qui a Ivrea ho imparato con ovvi limiti a diventare sacerdote. Ed è ancora un cammino da compiere, cercando di coltivare quell'intima amicizia con Gesù Cristo da cui tutto dipende, come Lei Eccellenza ha affermato splendidamente all'inizio del suo ministero episcopale qui in Ivrea. Ringrazio tutti i sacerdoti presenti, non vi nomino personalmente, ma ad ognuno dico grazie. È doveroso da parte mia ricordare il bene e la stima che mi avete dimostrato in questi anni. Ringrazio il vicario generale, Don Gian Mario Cuffia, per la sua presenza, i reverendissimi canonici del capitolo della cattedrale, con il presidente arcidiacono, Monsignor Giovannino. Ringrazio inoltre di cuore i confratelli sacerdoti del primo decennio. Durante questi anni è cresciuta in noi una vera e propria comunione. Ci siamo sentiti popolo sacerdotale e forse abbiamo imparato un po' a vincere quell'individualismo che è un elemento distintivo della situazione culturale del nostro tempo. Abbiamo riconfermato l'impegno a essere alleanza sacerdotale che riconosce i doni presenti in tutti i credenti in Cristo e nella forza dello Spirito diventa segno e strumento di unità. Ma in particolar modo un pensiero speciale va ai confratelli che 10 anni fa sono stati ordinati sacerdoti, Don Valerio, Don Giampaolo, Don Gioffri, che nei prossimi mesi celebrano anche loro l'anniversario. A voi, religiosi e religiose, carissimi diaconi, fratelli e sorelle laici, va il mio saluto e ringraziamento che in questi anni mi avete sostenuto con la preghiera. Soprattutto ringrazio le suore dell'Immacolata Concezione del Tempio. Vedo con piacere alcuni volti, mi permetto di dire, che sono un po' tiepidi e lontani dalla fede. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerci e stringere legami di fraterna amicizia, permettendomi di navigare in un mare di affetto. Pasci i miei agnelli, sono le parole di Gesù, ascoltate dal Vangelo di questa divina liturgia, e con esse rinnovo il mio impegno a essere custode e responsabile delle anime a me affidate, soprattutto di coloro che non appartengono a questo vile, come affermava il grande e santo cardinale John Henry Newman. Mi sono sforzato in questi anni di testimoniare il Dio vicino, perché il nostro, affermava Benedetto XVI, non è un Dio lontano, ma un Dio che vuole immedesimarsi con noi e vuole condividere la nostra storia. L'Evangelista Giovanni sembra evidenziare questo vincolo profondo che lega il pastore e i fratelli, che va oltre i confini della vita, va oltre la morte. La storia della mia vita si è incontrata in questi anni con la storia della vita di molti di voi. Chiedo perdono se non sono stato sempre capace di testimoniare la bellezza del volto di Dio, ma mi consola il fatto che Dio lavora con noi, certi che siamo tutti sotto i benefici della sua divina misericordia. Non posso non ricordare la cara memoria di Monsignor Bettazzi, che 10 anni fa era proprio qui tra noi, insieme a Lei Eccellenza, ha invocato su di me lo Spirito Santo. Dal cielo sicuramente ci sorride e ci benedice. Ringrazio per la presenza dell'Azione Cattolica, che da anni ormai collaboriamo insieme. Ringrazio la Presidente, Maria Rosa Montebianco, gli assistenti Don Piero e Don Arnaldo. Ringrazio anche per la presenza della Caritas Diocesana, in particolar modo ringrazio i diaconi Emiliano, Fiorenzo e Alessandro, gli amici della mensa e i confratelli della San Vincenzo. Ringrazio le autorità civili e militari, in particolar modo ringrazio il signor Sindaco per la sua presenza che ci onora.
Ringrazio mia sorella che è venuta da lontano, venuta qui. Ringrazio tanti amici presenti. Ringrazio di cuore il coro della cattedrale per l'esecuzione dei canti con la maestra Ausilia e il maestro Alessandro Veneri. E ringrazio di cuore gli assistenti, padre Andrea, a proposito dell'oratorio di San Filippo Neri, padre Riccardo e padre Alessandro. Ringrazio per la presenza l'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che ho la gioia e l'onore di appartenere, soprattutto per l'amore alla Terra Santa, teatro talvolta di conflitti e di persecuzione di tanti nostri fratelli cristiani. Da qui sale al Padre la nostra fraterna preghiera. Grazie per la vostra presenza. Ringrazio di cuore anche i fratelli della Chiesa d'Oriente che si sono uniti a noi in questa celebrazione eucaristica onorandoci della loro presenza. Saluto con fraterna amicizia padre Nicolai e padre Alin della Chiesa Ortodossa Rumena. In questi anni è cresciuta la comunione tra di noi e le nostre chiese, incoraggiandoci a proseguire con rinnovato impegno ed entusiasmo sulla via della preghiera e del dialogo ecumenico. A Cristo morto e risorto, che ci ha convocati alla mensa della parola e del pane di vita, a Maria Santissima, Donna Eucaristica, e ai nostri santi patroni affidiamo il nostro ministero sacerdotale, mediante la Chiesa tutta, perché sotto la guida pastorale di Vostra Eccellenza risplenda come segno e strumento di salvezza per tutti gli uomini. Carissimi fratelli e sorelle, autorità. Il Signore sia.